Noi adesso ci colleghiamo, ringrazio per essere con noi, do il benvenuto a Riccardo Carpino, che è direttore dell'Agenzia del Demanio. Buongiorno, ben ritrovato Carpino. Carpino, buongiorno, eccomi. Allora, stiamo parlando in questi giorni, ovviamente con molta attenzione, di quelli che sono i conti dello Stato, delle manovre. Abbiamo parlato con molta attenzione ovviamente della legge di bilancio del governo. Legge di bilancio che prevede, Carpino, anche un piano di dismissioni immobiliari, c'è un piano triennale 2019-2021. Si cercherà di raggiungere una quota che è più o meno vicino al miliardo di euro. Ecco, ci sono diversi soggetti chiaramente coinvolti in questo piano di dismissioni, tra cui proprio l'Agenzia del Demanio. Qual è il vostro ruolo? Sì, eccoci, buongiorno. Carpino innanzitutto, ma Carpino, voi mi scusi, no, sono perdono. abituato, non si preoccupi. Qual è il nostro ruolo? Dunque, la legge dà un po' i compiti a tutti, nel senso che la legge di bilancio prevede un ruolo dell'Agenzia del Demanio, che poteva essere che un ruolo importante, chiaramente, poi un ruolo dei beni della difesa, poi un ruolo dei beni degli altri enti. La stessa legge prevede anche la possibilità di come dire, far ritornare quei beni del federalismo demaniale che erano stati accettati, ma che poi i comuni, accettati dall'Agenzia delle Entrate, che andassero ai comuni e che poi i comuni non avevano più richieste, difatti ne sono tornati abbastanza, ne sono tornati circa un 800. Una quota di questi 800 è andata a fare parte di questa lista che stiamo componendo in questi giorni per mandarla al Ministero dell'Economia e quindi al Ministro, che deve poi adottare il decreto di proposta ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile. Questo è un po' l'iter. Nella composizione di questo iter siamo stati molto attenti, tutta l'Agenzia ha lavorato in modo molto impegnativo dai primi di gennaio, le esempi che abbiamo fatto nel circolare il 3 gennaio, chiedendo a tutte le 17 direzioni territoriali in tempi molto stretti di fare una lista, secondo obiettivi che la direzione generale ha fissato, di fare una lista di beni che potevano entrare appunto ed essere oggetto di vendita. È una lista complicata, perché è una lista che vede un po' tutto, tant'è vero che siamo arrivati a un numero notevolmente alto, nel senso che stiamo mettendo in vendita Quanti un sono gli totale immobili? di 1.500 beni. 1.500 beni che è una composizione molto variabile, conseguente anche al fatto che per molti anni, diciamo, non si è proceduto a vendere in maniera massiva e quindi essendo lo Stato destinatario da una parte di beni che ha in quanto Stato, da una parte di eredità, da una parte di debiti di imposte e quant'altro, ha un patrimonio molto, molto variegato. Per cui in questa lista noi troviamo un po' di tutto, cioè troviamo dal castello alla ex caserma, così come troviamo anche al posto auto. Quindi diciamo Ci chiaramente sono poi diverse tipologie quindi di immobili. ci sono molte diverse variegate tipologie, vedendo la lista è anche un po' ripercorrere la storia, nel senso che abbiamo per esempio molte caserme nel nord-est, una buona quota di caserme nel nord-est, qualche posto di polizia nelle frontiere che non ci sono più. È il sintomo comunque di una esigenza, anche diciamo, questa lista corrisponde, meglio dire, anche all'esigenza di fare un po' di pulizia nel Ecco, ma portafoglio. È quali sono chiaro stati i che criteri poi che avete utilizzato per identificare i diversi immobili? i criteri sono stati che non devono essere entrati in operazioni di razionalizzazione, cioè non devono essere necessari per operazioni di razionalizzazione, che significa sostanzialmente chiudere le locazioni passive dove ci sono gli uffici statali e passarli in altri uffici. Quindi il primo criterio è stato escludente queste operazioni di razionalizzazione. Il secondo criterio è stato il patrimonio disponibile, cioè ovviamente noi ci rivolgiamo a un patrimonio immediatamente disponibile. Un terzo criterio che influirà sulla tempistica è anche di quello che è più pronto, perché diciamo è necessario fare tutta una serie di operazioni di manutenzione, la potremmo chiamare, del patrimonio prima di metterlo in vendita, e questo chiaramente influirà anche, diciamo, in una cronologia di come andremo avanti. E quindi sostanzialmente i criteri sono stati questi. A valle di questi criteri siamo arrivati a questi 1.500 beni. È chiaro che è una lista in
continuo movimento e non escludiamo che lo sia anche nei prossimi giorni e nei prossimi mesi, perché è chiaro che molti di questi beni, per esempio nel federalismo culturale, possono essere magari stati fatti protocolli con i comuni, ma poi magari non si è andata avanti, allora bisognerà capire con i comuni, che sono interlocutori fondamentali in questo ragionamento, cosa fare, così come anche su l'utilizzazione e la destinazione al mercato è necessario fare un ragionamento con i comuni, nel senso che i comuni, grazie alla legge di bilancio che riprende una vecchia norma che già esisteva nell'ordinamento, hanno la possibilità, nel momento in cui fanno la valorizzazione dei beni, di avere anche una porzione del ricavato dal 5 al 15, cioè una porzione del ricavato che è temporizzata sulla base già di una normativa vigente, sulla base del tempo che è necessario a fare il cambio di destinazione d'uso, per capirci. Carpino, se non ho capito male, sono 950 milioni, questo è il target, l'obiettivo per il... Sì, l'obiettivo è questo, ma non riguarda ovviamente solo il demanio, riguarda anche tutti, riguarda la difesa, riguarda anche gli altri enti, è un obiettivo... dove ci sono più soggetti coinvolti. Però diciamo da parte di più soggetti, poi chiaramente i numeri sarà il Ministero dell'Economia che li tirerà. In questo momento la nostra funzione è... Diciamo come dire, alla prima metà del primo tempo. La nostra funzione è quella di fare la lista e ora è quella di andare avanti. Ecco, ci sono anche degli strumenti innovativi che voi utilizzerete per ottenere questi obiettivi? Ma guardi, ci stiamo applicando tutti su un modo di vendita diverso rispetto a quello precedente e questo comporterà, l'ufficio nostro, che comporterà anche un maggiore interesse. In questa applicazione l'agenzia si sta applicando, ma quando intendo l'agenzia intendo sia dalla direzione delle 17 direzioni territoriali fino alla direzione generale, anche in un'operazione di, come dire, profilare il bene per capire le esigenze, cioè noi possiamo pensare, sulla base di questo patrimonio molto variegato, possiamo pensare a determinati utilizzi, poi è chiaro che l'interesse spesso lo fa il tipo di utilizzo del bene, quindi l'alberghiero piuttosto che il turistico, piuttosto che i grandi edifici e quant'altro. Il lavoro che dobbiamo fare in questi mesi è proprio esattamente questo, di andare a profilare e via dicendo. Poi ci muoviamo, perché la mia idea, però comunque in ogni caso questa è una mia idea, poi la decisione è completa dalla Presidenza del Consiglio, il Presidente del Consiglio con il decreto del Presidente del Consiglio, e anche quella che dovrà individuare criteri e modalità. Diciamo, l'idea potrebbe essere anche quella di mettere in gioco l'agenzia come venditore, cioè un po' cambiare il ragionamento che finora si è fatto di vendite con Cassa Depositi e Prestiti, ma anche di un ragionamento sicuramente da affiancare oltre che a Cassa anche a Indimit, ma anche un ragionamento di andare sul mercato direttamente, capendo un po' le esigenze e le possibili aspettative da parte del mercato. E in questo stiamo montando tutto un altro tipo di ragionamento, che è quello, diciamo, un po' più innovativo, se vogliamo ancora più complicato già dell'operazione, che non è che sia poi facile, tanto per essere chiari, che è quello di un portale dedicato, di fare un catalogo online, insomma tutta una serie di cose che diano anche il senso di un'operazione un po' più innovativa. Certo, verso la digitalizzazione. Sì. Io la ringrazio per essere stato con noi, Riccardo Carpino, direttore Agenzia del Demanio. Grazie a voi. Grazie e buona giornata. Grazie. Allora,